e abbiamo rilevato i seguenti risultati che sono oggi ufficiosi, perché dobbiamo ricevere tutti i verbali e le schede, quindi i risultati ufficiali verranno comunicati nella giornata di domani, però sono stati raccolti in tempo reale. Sui 17.059 aventi diritto hanno votato 10.221 militanti, equivalenti al 60% degli aventi diritto. Hanno ricevuto voti Salvini 8.162, pari all'82% dei votanti, 1.833 Bossi, pari al 18% dei votanti. Come responsabile organizzativo esprimo una grande soddisfazione rispetto alla partecipazione che c'è stata. Esprimo un ringraziamento rispetto ai militanti che hanno partecipato al voto e devo dare un forte ringraziamento nei confronti di tutti i presidenti di seggio, degli scrutatori, a cui bisogna esprimere veramente un ringraziamento, perché credo che sia una delle poche volte che nel giro di un'ora e mezza si arrivi ad avere lo scrutinio definitivo. Da domani avremo la comunicazione ufficiale dei dati verificati sul cartaceo. Ringrazio ovviamente non tanto il vincitore delle primarie nella persona di Matteo Salvini, che credo più tardi raggiungerà la sala stampa, a cui vanno tutti i miei migliori auguri per la sua prima avventura da segretario federale del Movimento, col suo principio del pancia a terra e avanti verso le europee. E un ringraziamento lo voglio esprimere anche a Umberto Bossi, che ha dato un po' di pepe alla competizione, soprattutto per aver dato vita a un movimento, e senza di lui il movimento non ci sarebbe stato, e quindi non ci sarebbe stato un segretario. E quindi un grande ringraziamento e l'auspicio che continui a fare il presidente di questo movimento. Sabato ci sarà una riunione del Consiglio federale per la definizione delle ultime cose del congresso. Come tutti sapete, il congresso sarà domenica mattina al Lingotto. Il risultato delle primarie verrà sottoposto al voto dei 522 delegati del congresso. No, verranno comunicati solo con un comunicato stampa. Questo mi ha detto che veniva più tardi, ma non ho l'idea. Domande? Ma i dati quando saranno ufficiali verranno comunque leggere tutti i giorni? Scusi? Fornirete poi domani quando i dati saranno ufficiali? I dati in regione? Sì, adesso orientativamente io li ho già per regione, non abbiamo, posso darvi. Vi do le percentuali rispetto alle varie regioni. In Lombardia abbiamo 79% Bossi, Salvini, 79% Salvini, 21% Bossi. 79% Salvini, 21% Bossi. Veneto, 84% Salvini, 16% Bossi. Piemonte 83% Salvini, 17% Bossi. Friuli Venezia Giulia 90% Salvini, 10% Bossi. Emilia 79% Salvini, 21% Bossi. Liguria 91% Salvini, 9% Bossi. Toscana 89% Salvini, 11% Bossi. Romagna 93% Salvini, 7% Bossi. Trentino 72% Salvini, 28% Bossi. Marche 86% Salvini, 14% Bossi. Umbria 67% Salvini, 33% Bossi. Aosta 80% Salvini, 20% Bossi.
E questa, l'Alto Adige, 86% Salvini, 14% Bossi. Quindi, se volete ho anche la percentuale regione per regione dei votanti, che sono il 64% in Lombardia, il 56% in Veneto, il 61% in Piemonte, il 46% in Friuli Venezia Giulia, il 66% in Emilia, il 56% in Liguria, Toscana 41, Romagna 42, Trentino 61, Marche 58, Alto Adige 40, Umbria 40, Aosta 87% dei votanti. Prego. Ma quindi come funziona sul congresso? Cioè i delegati ratificheranno questo voto? Voteranno il risultato delle primarie, quindi verrà sottoposto al voto dei delegati la candidatura di Matteo Salvini. Grazie.